funzionano le carrozze. Non vale più per la vita. Però lo CEU 35 dove ce l'hanno in Italia? Come? A Greco? In deposito. La macchina è a Greco? E c'è a vicino centrale, mi sa che lì c'è un... Ah, quindi c'è un centrale. Comunque sì, parli dalla centrale, quindi c'è un centrale. Non so se c'è un evitando al temporamento prima di arrivare in treno. Aggiungiamo l'uscita dei passeggeri. Grazie per la collaborazione. Forbici, chi sei? Chi è? Tagliatore. Togli la maschera, Ferro. Vado. Vai. Applauso. Vai, però. Boh, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto un vecchio negli ultimi tempi, però finalmente è una realtà. È un qualcosa che ci fa molto piacere e riusciamo a consegnare alla città a disposizione di tutti. Chiaramente, io ho avuto il supporto del dopolavoro ferroviario di Cremona e Mantova. Ha dato lavoro e occupazione a molte famiglie e generazioni cremonesi. In questo luogo molti nostri colleghi e molti pendolari, studenti, viaggiatori, occasionali avranno l'occasione di ricordare momenti di lavoro e fatica e di viaggio. È un tuffo nel passato remoto e recente del modo di lavorare e viaggiare sui treni delle nostre ferrovie. Ci sono anche documenti e memorie di altre strade ferrate che collegavano Cremona al territorio, le tranvie che collegavano Ostiano, Bussolo, Casalmaggiore e Piacenza. Chi si ricorda del Gamba de Legno, il trenino che collegava Cremona e Edolo partendo dalla stazione ora di Roccata che si trova appena dopo il passaggio a livello di via Milano e che toccava Cavatigozzi, Grumello, Annicco, Genivolta, Soncino, eccetera. Il treno per noi cremonesi è da sempre croce e delizia. Il nostro è un territorio spesso dimenticato che da chi deve efficientare i trasporti ed offrire a chi deve recarsi sui luoghi di lavoro, di studio e che vuole venire a Cremona per attività lavorative o turistiche. Il risultato sono i frequenti ritardi causati spesso da precarie manutenzioni e mezzi vetusti, dalle linee e dall'unico binario. Oggi nella nostra stazione abbiamo anche la possibilità di visitare due convogli, uno dal fascino del passato e dalla storia delle ferrovie, il treno storico a vapore arrivato da Milano. Si pensi che l'officina del deposito locomotivo di Cremona è stata la culla dei calderisti, veri maestri, operai, artigiani e artisti nella costruzione e manutenzione delle caldaie per le locomotive a vapore. Nel 1990 la locomotiva Bayard è stata restaurata proprio da noi e venne poi utilizzata in occasione dei campionati mondiali di calcio Italia 90 per commemorare la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici. Oggi si trova nel Museo di Pietrarsa di Napoli. L'altro è il treno Donizetti, nuovo fiore all'occhiello dei Trenor, che speriamo prenda servizio presto sulle nostre linee. Vi ringrazio della vostra presenza e grazie di cuore a tutti. Buongiorno. Ci spostiamo 200 metri e c'è il rinfresco lì a... All'inizio la stazione di Cremona era coperta da una tettoia, la tettoia, questo tipo di tettoia. L'architettura delle stazioni, delle ferrovie,
era uguale dappertutto, diciamo all'inizio. All'inizio era uguale dappertutto. Ma la prima stazione, che viene la linea chiamata Imbarcadero, era situata lì in Via delle Acque, a circa 200 metri in direzione verso Codogno. Era una baracca di legno, che tutti hanno cominciato così, una baracca di legno e poi hanno cominciato con la muratura. Qua possiamo vedere la prima stazione e quella esterna. Questa è già la seconda versione, perché è già ampliata, hanno fatto i due lati. Viene fatto il 28 ottobre 1933, questo è il ponte sul fiume Nore, con naturalmente i vari emblemi, Caorso e Castelvetro, che sono ancora due stazioni molto ben conservate, pur avendo parecchi anni, perché allora costruivano bene, comunque c'è da dire, tutti in mattoni. Varie scene del bombardamento, questo è esattamente quando la bomba ha colpito il ponte qua di Cremona, che abbiamo avuto dai bombardieri americani, dalle foto così. Questo è il risultato. Questa è la sequenza di Casalmaggiore, quindi prima, durante e dopo. E questo è l'altro ponte, quello che io sono appannato a Robecchio d'Olio. Le varie costruzioni del ponte, praticamente questo e questo. Cioè, lo schermo di questo. Concorso le stazioni fiorite, quindi tutte le stazioni contribuivano all'abbellimento, sia le stazioni che i posti di guardia, mettevano i fiori anche davanti alle latrine, quindi curavano proprio tutto. Treno storico del centennale della Brescia-Cremona, 15 dicembre 1866. In tale data venne inaugurata una linea lunga, diciamo così, perché era Brescia-Cremona, Cremona-Codogno e Codogno-Pavia. Quindi si chiamava allora la Brescia-Pavia. Poi la Pavia cambiò itinerario, diciamo così, e divenne la Pavia-Mantova successivamente. Lì ci sono i treni che conosciamo un po' anche noi, con il famoso pendolino che andava a Roma, che era sempre pieno, qua vedete gli orari, che era sempre pieno di persone, funzionava, portava soldi, si incassava, però dovevano spostare il materiale verso altre linee e quindi hanno tolto il pendolino. Attualmente, con grande dispiacere dei cremonesi miei, anche dei cremonesi, hanno tolto la freccia della Versilia, che ti permetteva di salire qua e di fare tutta la Versilia fino a Viareggio, e adesso devi andare a Codogno e cambiare da là, però non ha senso. Erano treni che avevano un senso, erano treni familiari, perché ti permettevano, dalla città di Cremona, che è abbastanza pulentona, diciamo, e chiusa in se stesso, di raggiungere delle mete velocemente per quei tempi, velocemente, però ti portavo là, era molto semplice, ecco, muovere. Parte sinistra del tramvio. Da questa parte si andava a Piacenza, ma a Croce Santo Spirito, a Croce c'era la deviazione per Lugagnano Valdarda. Davanti all'RDB, tanto per capirci, andava Lugagnano Valdarda. Questa parla delle stazioni, ma la parlo nella cosa successiva. Delle stazioni, questa è l'intersecazione tra la ferrovia Cremona-Mantova FS e la tranvia Cremona-Ostiano, è un disegno tecnico. Allora li facevano su questa meravigliosa carta azzurra, che quando trovavo dei disegni di questo tipo sapevo che era senz'altro una chicca. Se poi man che entrate ho guardato un po' di fotografie, sono riportate le vecchie tranvie con alcuni biglietti, addirittura qua abbiamo una vera stessa che è l'abbonamento delle tranvie provinciali. Questa ruota faceva parte di un carrellino del lavoro che facevo io, del servizio del lavoro, dell'armamento. La particolarità è che questo è di legno e si è mantenuto ancora bello solido, bello duro nel tempo. Si è mantenuto. Questa parte, i petardi, che penso che sappiate cosa siano, sono quelli che hanno l'aria di l'ultimo dell'anno.
venivano usati come materiali di segnalamento, messi su una rotaia e quando arrivava il treno. Vi faccio vedere le cose più importanti. È un telefono da campo, quindi si montava l'asta, si attaccava ai fili del telefono. Una volta attaccati i fili del telefono, si girava la manovella, si caricava il magnete, si schiacciava la destinazione dove voleva arrivare, si sollevava la cornetta e si riusciva a parlare, perché il telefono lungo la linea non c'erano. La SNFT, per chi abita a Cremona, quel passaggio livello, troverai il rudere di questo, che era Cremona, Porta Milano. Ci misero 30 anni per fare tutta la linea da il primo pezzo nel 1914 su Resina Soncino, poi su Resina Cremona, Cremona Porta Milano e poi la Cremona Rovato. E poi ce ne misero altri 30 per allacciare quel pezzettino qua di 600 metri circa che avrebbe unito la SNFT, quindi la nazionale, come la chiamavamo noi, alle ferrovie dello Stato, perché le ferrovie dello Stato dicevano che gli portava via lavoro, però passava da Fengo, Grumello, Spinavezia, che cazzo di lavoro ti portava via. Siamo riusciti a recuperare alcuni stemmi, un cappello, dietro. Adesso è Ferrovie Nord Milano. Chi gestisce le linee di allora gestisce. Qua c'è la storia, che poi sono passati pullman, eccetera, eccetera. Questo è il ponte di Soncino, distrutto da un bombardamento, punto sull'olio, quello che abbiamo visto di là. Qua è la fase della ricostruzione, come li costruirono allora. Ponte di cemento armato, inaugurato il 24 luglio 1950, nel maggio del 74 l'hanno fatto saltare per aria con le manite, perché né il comune, né la provincia, né la regione, né lo Stato voleva accollarsi le spese della manutenzione. Era appena fatto il cemento armato, cosa avete fatto? Togli le binari e fai la pista ciclabile, la pista pedonale. Era previsto un treno di ricovero ospedale, un altro ricovero per l'ospedale per i tempi della guerra, l'avevano previsto e lo mantenevano così lì e funzionava. Da questa parte c'era la caserma, la fumeria, la pandemia dei movimenti era ancora forte, per il modo di lavorare. Questa parte, quello che voi non riuscite a vedere, cioè la signora, no, qua intero, è la cartolina riprodotta da un pittore, voi vedete l'arco, è la prima volta a partire dalla stazione di Milano, con l'arco, poi il pittore ha fatto vedere la struttura. Purtroppo ho pensato, non c'è spazio che di salone, perché questa è quando non c'era. Era molto dispersivo, sì, di biglietti, era molto ordinato, bisogna avere un certo filo logico, punto di linea, questo era pensato bene. In questo banco arrivava una richiesta di consenso del treno, che c'era in quel largo, insomma, c'era il binario, poi gli dava il consenso, senza che era libero il binario, faceva entrare, oppure lui stava là a aspettare. Oltre a diverse colorazioni che hanno caratterizzato, diciamo così, un po' la storia della ferrovia d'Arezzo, ossia, partiamo dal 1905, quindi il verde vagone. Poi noi passiamo di là. Prego. Passiamo di là, ragazzi. Non passa perché oggi è veramente pesante.
Grazie.